Solo il calcio di rigore realizzato da Kvara salva il Napoli di Conte da un brutto passo falso ad Empoli. Gli azzurri, con la vittoria all'ultimo respiro, salvano il primato solitario in classifica, tenendo a bada la Juventus e l'Inter e allungando a quota 19 punti in classifica. Una gara in cui nessuno ha brillato tranne Buongiorno e Caprile, il primo vero baluardo nel primo tempo nella difesa, il secondo reattivo sulle tre palle gol toscane. Una partita tatticamente sporca, giocata con poco cinismo però dagli azzurri, ma che, come vuole Conte, porta a casa i tre punti. I tifosi, così come il tecnico, prendono per buono il risultato, a prescindere dal bel gioco. Il pubblico, insomma, ha sposato in pieno le idee del tecnico. Primo tempo proprio nullo. Abbiamo rischiato di prendere un paio di gol. Ringraziamo a Caprile che si è dimostrato all'altezza della situazione. La partita di ieri è stata timida e quindi non è che gioca male in Napoli. Cambia modulo durante la fase del primo tempo e secondo tempo. Un ottimo allenatore, Antonio Conte. Si vede che riesce a ottenere anche dei risultati non facendo, diciamo, la migliore partita possibile, quindi un ottimo Napoli secondo me. Il gioco ci può stare, non ci può stare, però secondo me quello che conta è il risultato, i tre punti. Il Napoli non ha giocato bene, ma continuerà a vincere secondo me, perché Conte è un buon allenatore, ha portato Lukaku che sostituisce Osimhen, che secondo me incide parecchio. La squadra ancora non sia stata rodata, ci sono molti esperimenti, giocatori nuovi, ci vuole un po' di tempo.